Ora siamo belli tranquillini. Ora facciamo entrare la mongola di nocciolina. Vieni, nocciolina. Vieni, testa di rapa. Ma quanto siete belli, siete di una bellezza mentale. Vieni qua, avvicinati. Oh, ma non è di parola sto cane, non puoi fare affidamento. Comunque non si stanno, non si è smosso di un millimetro, manco blu. Chi è? Nocciolina, amore? Ma perché non ci sei tu vicino? È mio lontano, mio lontano. Vieni qua, nocciolina. Vieni qua. Oh, ma guarda questo cane. Oh, non ti dà retta, manco a morire. Eric, vedi se si avvicina a te. A me, proprio, sto cane mi snobba. Lui li sta guardando. Sì, Blu la guarda perché ha capito che è un cane deficiente. Aspetta, non si vedono bene, troppo lontani. Nocciolina, Sì, vieni. manco per il cibo, che Vieni qua. solitamente per il cibo, almeno che si muovesse per vedere che reazione hanno. Nocciolina, tieni. Che quella è paralizzata, non gli posso dire a Lea muoviti. Guarda, il re si è proprio accovacciato comodo comodo. Prendi un booster, magari un booster. Esco io, magari si avvicina. Comunque sembrano bravissimi. Blu sta guardando, Blu compostino. Hanno sentito la macchina che è passata, hai visto il ricordo della strada, poverini. Ah, re, amore, che sguardo bello. Blu è biondino, quello è rosso, è rosso. Si scatta la deficienza qua. Ma è un cane veramente idiota questo. Lea è l'unico cane che valeva. Purtroppo ha raggiunto i 15 anni e mezzo, è paralizzata. Perché a Lea gli dicevo vieni, veniva. Questo è un cane, gli dici vieni e non viene. Non vale una lira sto cane. Ma che belli che sono. Mi faccio un giretto io qua. Ora vedo qui cosa c'è. Ecco qua. Qua, vediamo cosa c'è qui. Sta guardando la nocciolina. Vediamo qua cosa c'è. È bella questa stanza. E di là tutti questi gatti. Non siamo mai venuti qua. Ora mi dispiace riportarli poi di là, poverini. Ma purtroppo qua non li posso tenere che c'è la porta che dà sulla strada e sarebbe pericoloso che potrebbero perdersi. Belli. Ovviamente si sono spaesati da qua a là. No, amorini. Re manco per l'anticamera. Blu dice: io da qua sono venuto, da là me ne voglio ritornare indietro. Guarda, la coda in mezzo alle gambe, terrorizzato. Quindi direi che non hanno più paura che aggressività verso il cane, io direi. Ma poi c'è pure tutto il cambio da considerare tutto quanto. Amore, ti sei paventato pure tu. Ed è 10 metri di cambio. E quando vi fate poi un viaggio, come fate? Come arrivate? Col cuoricino frantumato, vero? La gente non ci crede quando io dico sapete, in due si fanno coraggio. Ah, quanto sei bello.